Domenica sera scene probabilmente mai viste ad Arezzo per anche il numero di persone che hanno partecipato a questa violentissima rissa, un Arezzo un po' frastornata e che si attende a questo punto che veramente chi di dovere intervenga. Sì, è necessario un intervento a questo punto immediato, soprattutto efficace, perché quello che non accettiamo è che si continui da parte della prefettura e della questura un atteggiamento negazionista. Un conto è il rispetto per le istituzioni, intesa appunto come prefettura, questura e il ruolo che essi hanno, però non ci si può venire a dire che cose del genere, che Arezzo appunto non si sono mai viste, si possano verificare in modo così impunito. I video postati anche su Facebook da parte degli abitanti sono esplicativi di una vera e propria guerriglia tra bande contrapposte di diversa nazionalità probabilmente, che chiaramente cercano di imporre il proprio, diciamo, controllo sulla zona. Non vogliamo certo che questa città diventi off limits per i propri abitanti, quindi andare a parlare soltanto della questione del numero delle denunce non è una giustificazione sufficiente, perché comunque tutti sappiamo che la gente spesso e volentieri certi fatti o comunque certi atti non li denuncia. Quindi, per esempio, sarebbe molto interessante che la prefettura, la questura, chi di dovere ci faccia sapere per esempio il numero delle chiamate che vengono effettuate dai cittadini, al di là poi delle denunce che vengono presentate. L'interrogazione che è stata annunciata dall'onorevole Totaro per portare appunto anche in sede parlamentare questo problema di Arezzo. Sì, sicuramente noi abbiamo sollecitato appunto l'onorevole Totaro affinché faccia questa interrogazione per essere verificato se in questi fatti che si sono svolti qui ad Arezzo vi sono coinvolti migranti non regolari o richiedenti asilo o che hanno ottenuto anche una tutela dal governo italiano.